Ecco qua, stiamo tornando a casa, sono le 5:30, sono appena uscita e qui vi faccio vedere le luci, le lucine, anche qui all'interno del compound dove vivo c'è questo massaggi dei piedi, del corpo, ve l'avevo fatto vedere un'altra volta, non lo so, vabbè, spero che non vadano in vacanza. Questo è un piccolo parco giochi che adesso non si vede, ma è tutto, ci sono le luci per festeggiare e qui è l'ingresso di casa mia, avete visto quanta strada devo fare, è proprio lunghissima. Qui ci sono le lanterne. E qui c'è l'ingresso. Sì. Shayano, se che poi Italy friend, io sottieno, ecco, e queste sono tutte le decorazioni che sono all'ingresso di casa mia. E che ieri lei è è una delle tate che sta all'ingresso assieme alla sicurezza. E questo è il pesco di cui vi parlavo ieri. In pratica vedete che poggio una cosa qui perché sennò non posso farne mille assieme. E vedete che al pesco sono attaccate le famose bustine rosse di cui vi parlavo l'altra volta, dove si mettono i soldini, si regalano i soldi ai bambini, e a me ne regalò uno la signora delle perle l'anno scorso. Ecco i fiori di pesco di cui vi parlavo, il fiore di pesco. Ovviamente c'è il dragone che sputa fuoco, e ci sono tutte altre decorazioni. Vi parlavo ieri anche del pesce, vedete il pesce rosso e giallo. Il giallo significa dorato, qui è dorato, è di buon auspicio. Qui i pesci sono in coppia sempre. Oro è dorato come, è un colore, un accoppiamento bello, eh? Portano uno spiccio, questo è un segno di fortuna che ho anche a casa, bisognerebbe prenderlo sempre. Ecco, questo è quello che volevo farvi vedere ieri, che poi ho malamente cancellato. Quello che vi volevo far vedere ieri è che non ha nulla a che vedere con il Capodanno cinese, sono due note di civiltà. Questo compound dove vivo non è un compound di lusso, ce ne sono di lussuosissimi, un compound medio da dove vivo da 13 anni, ma per dire, dunque, all'ingresso c'è un box, un dispenser dove si mettono le pile usate, e dall'altra parte invece ci sono i profilattici, sì, insomma, questo a uso della comunità, sono distribuiti a uso della comunità in maniera gratuita, una volta anche nelle fabbriche. Oggi un po' di meno, i condom, insomma. Dunque riprendo quello che avevo, che era in pratica questa confezione di Kleenex, che noi li chiamiamo Kleenex, è un pacco da tre con il segno del drago. Segno del drago, no, ecco così, segno del drago e niente. Io adesso vado su, questi sono sempre,
queste li trovate anche in Italia, sì, vabbè, belli così, no, perché sono tutti paiettosi, glitterati, satin, non matte assolutamente, tutto glitterato, glitterato, che bel colore questo, e poi questo rosso, e poi turchese, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Che abbiamo tutto, la mia amichetta a cui ho già dato i soldini, ha appeso tutte le sue lanternine. Thank you. E questi qui che ho fatto anche vedere ieri sono i fireworks, come si chiamano? Non mi viene mai in mente la parola italiana. Ah, e questa è la mia amica, ni hao, ni hao, xin nian kuai la. Allora, la signora è una signora di 75 anni, di Pechino. Oh, e questi sono i fuochi d'artificio finti, che si mettono sempre per la decorazione. Cioè, what's the dollar? Tega mamma futuma. OK. 对吧？啊，就这个，这个，对对对，我知道了，我知道了，新的，对对对，我给 la signora ha 75 anni, lei fa sega Italy friend, lei fa tai chi tutte le mattine, ho cominciato a fare qualche volta qualche cosa con lei e spero di continuare. Lei è bravissima, è del nord della Cina, è una nipotina meravigliosa che ripeto un sacco di parole in italiano. Sejea, Cinienquella, bye, bye, Sejea. Lei è una signora splendida, questa nipotina è una cosa incredibile. Io le ripeto, qualsiasi, vabbè, i genitori che le parlano un po' in inglese, ma io ogni giorno quando la incontro, adesso in questo periodo esce tardi da scuola, ma insomma in questi giorni la vedrò un po' di più, le insegno uno o due parole in italiano oppure una frase, e siccome i cinesi hanno una memoria incredibile, questa bimba già parla italiano, ma ha 5 anni, cioè questa cosa succede quando aveva 2, e in pratica i genitori non sanno come ringraziarmi per questa meraviglia che ho combinato. Niente, provo a finire così con una cosa della fortuna, che forse è meglio piuttosto che la mia faccia, perché oggi sono distrutta. Baci ragazzi, scusate il tremolio.